Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Siamo nuovamente in compagnia con l'LG Optimus Dual, in quanto oggi vogliamo mostrarvi il nuovo aggiornamento Gingerbread 2.3.4 denominato V20C. È l'aggiornamento che abbiamo già visto in anteprima sul blog con alcune screenshot, in anteprima tramite LG con un video dedicato appunto a questo aggiornamento, e oggi lo vediamo insieme con tutte le caratteristiche software che caratterizzano appunto questo update. Abbiamo inserito un po' di widget all'interno della home. Quello che si nota da subito è la reattività decisamente migliore della personalizzazione del launcher di LG. Ovviamente è presente il multitouch e purtroppo LG ci ha confermato, e comunque ha confermato anche in precedenti uscite, che Optimus Dual non riceverà l'update di interfaccia utente, quindi rimarrà con questa interfaccia, mentre sugli LG che sono usciti dopo questo abbiamo l'interfaccia 2.0 della home di LG. Il telefono, come vedete, è estremamente reattivo. Finalmente la ROM e quindi tutte le parti del sistema si muovono molto bene. Rimane purtroppo il discorso kernel, che non è forse ancora aggiornatissimo. Il problema è relativo a Nvidia, che supporta al momento soltanto due kernel, e in questo caso LG Optimus 2 ha la versione più vecchia dei due kernel. Ciononostante, come vedete, la velocità di esecuzione di tutte le funzioni è veramente ottima, e abbiamo avviato il telefono per la prima volta, quindi stiamo facendo tutte queste operazioni per la prima volta, quindi l'apertura dei programmi, del market e via discorrendo avviene per la prima volta. E come vedete, infatti, il market ci mette qualche secondo prima di prendere la connessione, che tra l'altro è in tethering wifi, e poi si apre, e lo scroll, come vedete, è veramente molto buono. Applicazione installata, abbiamo installato qualche applicazione giusto per vedere anche i tempi di caricamento delle app e dell'installazione delle applicazioni. Non abbiamo avuto nessun problema. Andiamo anche a installare ad esempio Evernote, che è una delle applicazioni più famose. Come vedete, l'interfaccia si muove veramente molto velocemente. Nella barra di notifiche vedremo appunto il progresso dell'update e dell'applicazione, e possiamo tranquillamente gestire tutti i nostri widget, tutta l'interfaccia, anche mentre l'applicazione si sta scaricando e anche durante l'installazione. Ricordiamo che con Froyo 2.2, durante l'installazione delle applicazioni, c'era qualche piccolo rallentamento che rimane in qualche piccola occasione durante appunto l'installazione, ma in realtà è molto minore rispetto a Froyo. Come vedete, sta installando l'applicazione, noi stiamo appunto muovendo l'interfaccia proprio durante l'installazione dell'applicazione. Una volta installata l'applicazione, come tutti gli Android, basterà lanciarla per aprirla. Buono anche il browser internet, che è migliorato, offre una reattività maggiore rispetto alla precedente versione Froyo, quindi comunque un aggiornamento che, sebbene sia ovviamente in versione beta, in quanto prima della fine di settembre, siamo adesso alla fine di agosto, non verrà rilasciato, risulta comunque decisamente più reattivo della versione Froyo. Andiamo ad aprire la home di HD Blog. Abbiamo installato una serie di browser, andiamo a usare quello di default. Anche Opera Browser funziona bene. Ora abbiamo scritto tutto tranne che HD Blog. Ok, siamo in connessione tethering wifi, quindi stiamo in realtà usando una connessione 3G, anche se vedete la funzione wifi sul dual, quindi la velocità della navigazione internet non è proprio velocissima come può essere magari con una connessione wifi reale di casa. Comunque, come avete visto, l'interfaccia si muove veramente molto bene, e anche l'apertura delle pagine internet è molto rapida, chiaramente in versione mobile. Adesso stiamo passando alla versione desktop. Il pinch to zoom è buono anche durante il caricamento della pagina, scroll ovviamente molto efficace. Chiaramente bisogna attendere che la pagina sia finita di caricare per visualizzare tutti i contenuti fino alla fine della home, ma come vedete la navigazione è migliorata molto, lo scroll è finalmente fluido. Ovviamente il metodo di paragone del Galaxy S2 è difficile da battere, in quanto comunque
l'accelerazione hardware sul browser e la personalizzazione completa di Samsung nel browser risulta superiore qualitativamente. Però come vedete il pan, la navigazione, i contenuti flash, tutto si muove in maniera estremamente rapida, e anche il pinch to zoom, sebbene sia un pochino più duro rispetto ad altri smartphone, rispetto magari anche al Sensation e al Galaxy S2, risulta comunque piacevole e fluido e buono da utilizzare. Rispetto a Galaxy S2 e Sensation troviamo anche in questo caso il doppio tap con il reflow del testo, e ovviamente appunto possiamo ruotare la nostra home e quindi adattarla alla visualizzazione orizzontale. Proviamo a aprire anche un'altra pagina sempre del blog per vedere anche la velocità di caricamento da versione desktop a versione desktop, quindi comunque rimanendo all'interno della stessa pagina. Come vediamo anche il contenuto flash si è caricato senza nessun problema, la velocità di scorrimento è molto buona e anche qui abbiamo un altro contenuto in flash, un video, ma come vedete non ci sono problemi nella gestione di tutti questi contenuti. Sicuramente LG ha fatto un buon lavoro su questa V20C, ovviamente stiamo parlando ancora di una versione beta, ma la reattività è decisamente superiore rispetto a quella del sistema Froyo. Troviamo poi ovviamente System Panel, che è l'applicazione che ormai usiamo come riferimento per le nostre video recensioni, per vedere la quantità di RAM libera e il processore come viene utilizzato. In questo momento abbiamo ovviamente due core, è difficile riuscire a usarli entrambi, vediamo se siamo riusciti. Sì, come vedete funzionano tutte e due core senza problemi, e abbiamo, chiudendo tutte le applicazioni, circa 230 MB di RAM libera, siamo a 220 e qualcosa. Quindi comunque la home rimane in memoria, come avete visto non è stata ricaricata completamente, ma sono rimasti tutti i widget. Ovviamente possiamo utilizzare il nostro LG Optimus Dual con qualsiasi tipo di launcher, in questo momento stiamo usando Go Launcher nella versione ultima uscita, come vedete è comunque estremamente fluido anche Go Launcher, e quindi le applicazioni con cui può essere utilizzato Optimus Dual sono ovviamente maggiori grazie al supporto di Gingerbread e quindi alla compatibilità con quelle applicazioni che richiedono nativamente Gingerbread. Gli utenti si aspettano sempre dei miracoli, LG ha fatto quello che ha potuto, soprattutto considerando il Tegra 2 e i soli due kernel che al momento supportano questo processore. Ha fatto quindi un lavoro sicuramente importante, ha aggiornato varie volte a Froyo Optimus Dual, si sta dimostrando comunque attenta anche con gli altri smartphone, sebbene Gingerbread abbia un pochino di attesa sui telefoni che erano usciti con Froyo. In realtà tutta la nuova gamma esce già con Android 2.3.4 e quindi tutti i nuovi smartphone della gamma LG, come ad esempio Optimus Sol che abbiamo visto, oppure il successore di Optimus One che ancora non abbiamo visto, arriveranno appunto tutti con Android 2.3.4. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog con LG Optimus Dual, è tutto da Ainicola. La nostra home e quindi andare a vedere il porcacchio. Che cazzo è successo adesso? Si è chiuso il browser perché non è stabile. Ragazzi, gli è una beta, via. Ci si può fare un piccolo crash, ci sta, via. Ripartiamo dal browser. No, si è riaperto in versione mobile. Odioso browser in versione mobile. Quello che si nota da subito è la reattività decisamente migliore del Touch Wiz. Quello che si nota da subito è la... un saluto a tutti i lettori di Francesco Gossiga. Allora... chissà perché mi è venuto in mente così, io non lo so. Francesco che poi non so neanche se si chiama Francesco. Ma scusami, stai tutto il tempo con questa cosa in mano? No, e se tu vuoi... no, un po' mettici sotto il tavolino, ci sei fuori a parte. Oh, ecco. Guarda, ma si vede bene invece. Il wifi si spenge da sé quando si riavvia. Tutto
pare. Non ho capito che non si aggiornava l'orologio. Sì, si aggiornava. Si aggiornava. Ok. È tutto da Anicolò.